Sì, è stato un incontro straordinario, molto partecipato, alla presenza di tutto il direttivo provinciale, ovviamente del segretario provinciale Mazzotta, del segretario regionale, perché Azione ha deciso di aprire i circoli nella provincia e partiamo da Francica, perché a Francica siamo legati, se non altro perché è il territorio di provenienza del nostro segretario provinciale, che come messaggio politico ha voluto lanciare proprio quello di aprire per primo il circolo di Francica. Quindi Azione, oltre ad essere ben radicato sul comune capoluogo, inizia a radicarsi in maniera importante anche in provincia. È stata un'iniziativa partecipata anche da numerosissimi cittadini di Francica. C'è stato questo patto, io ho detto in maniera molto convinta nel corso del mio intervento che questo è un patto che non intacca assolutamente la natura e la posizione politica di Azione, che continua a rimanere un partito liberale, un partito riformista e popolare. Non rappresentiamo la sinistra, noi rappresentiamo un'area che può essere identificata con il terzo polo del buon governo. Certo, abbiamo dovuto fare un'alleanza tecnica con il Partito Democratico perché è la legge elettorale che lo impone e soprattutto perché volevamo stare con coloro i quali hanno ritenuto di portare avanti l'agenda Draghi. Noi siamo contro il populismo di Salvini e contro la destra estrema della Meloni, quindi l'unica alleanza tecnica possibile era l'alleanza del Partito Democratico, ma non perdiamo la nostra natura di partito liberale, di partito moderato. Noi non rappresentiamo la sinistra, siamo solo nell'ambito di un'alleanza tecnica, quindi con la nostra identità e con la nostra posizione politica noi ci avviamo ad una campagna elettorale importante. Sicuramente è stato un grande successo, diciamo che il primo circolo che apriamo in provincia è stato fortemente voluto a Francica perché è il mio paese d'appartenenza. Ciò non significa che non seguiranno ulteriori aperture, abbiamo già calendarizzato l'apertura di tanti altri circoli territoriali. Francica diciamo che ci tenevo particolarmente, c'è stata una grandissima platea e di questo ne sono onorato, il tutto sostenuto anche dalla presenza del segretario regionale e tanti altri uomini politici e istituzionali del territorio.